Ciao a tutti, io mi chiamo Andrea e voglio fare questo video per poter parlare o comunque discutere molto tranquillamente. Non è una recensione, è semplicemente delle mie ipotesi o soprattutto la mia considerazione verso questo prodotto. Sto parlando di The Last of Us, una delle serie che è stata aspettata da tantissime persone, soprattutto dagli amanti dell'omonimo videogioco da cui è trasposta la serie TV, che è stata creata nel 2013 da Neil Druckmann. Devo dire che ho aspettato veramente tanto questa serie TV, soprattutto perché io sono un amante dei videogiochi. Facendo questa premessa, The Last of Us è uno di quei videogiochi che mi ha fatto veramente emozionare e mi ha fatto capire come un videogioco possa avvicinare l'utente medio, comunque una persona, a delle altre tematiche. The Last of Us è una storia che vuole raccontare le vicende di quest'uomo e soprattutto di questo mondo post-apocalittico causato da un fungo che colpisce l'uomo. E quindi è un videogioco per cui è molto molto personale e soprattutto porta il giocatore provare dei sentimenti, ad amare più la storia che il videogioco, che il gameplay, che anche la grafica stessa. Ed è una cosa per cui pochissimi prodotti videoludici riescono a fare. Ti affezioni ai personaggi, ti affezioni anche al fatto che loro a te non interessa il perché stanno facendo quello, a te interessa il dove stanno arrivando, il come e soprattutto le interazioni. Questa è una di quelle cose per cui quando fanno una trasposizione di un videogioco, di un fumetto o di qualsiasi altra cosa c'è sempre il dubbio. Portare quello che nel videogioco c'è uguale a quello sta facendo la serie TV. Devo dire che comunque quello che è riuscito a fare HBO, che è il produttore di questa serie TV, è ampliare, soprattutto aggiungere delle cose che per cui nel videogioco non si è avuto neanche il tempo, o magari Neil Druckmann, il creatore della serie del videogioco, non ha avuto né lo spazio né il tempo per poterlo fare. Anche il fatto di riuscire a portare delle scene madre del videogioco nella serie TV era una cosa abbastanza difficile. E soprattutto poteva cadere nell'essere ripetitivo, perché il vero problema di quando si fa una cosa del genere è che secondo me tu devi prendere un'utenza molto molto grande, riuscire a soddisfare quello che ha giocato ai videogiochi, ma soprattutto riuscire a portare nel mondo di The Last of Us quello che magari non ha mai giocato al videogioco e deve provare per la prima volta le stesse esperienze che magari un videogiocatore ha provato nel 2013 giocando a questo prodotto. E devo dire che ci è riuscito veramente tanto. Tantissime scene che io so e che riconosco, che ho giocato più volte. Devo dire che ci sono rimasto veramente, veramente bene. Sono rimasto veramente anche molto estasiato per la caratterizzazione dei personaggi, che in moltissime volte e in moltissime parti della narrazione, sia della prima parte che della seconda parte di questa puntata, riescono a fare. Per quanto riguarda la durata è abbastanza lunghetta, 1 ora e 18, però vedendolo con i miei amici a un certo punto mi sono reso conto che erano passati tipo 30-35 minuti, per me erano passati 10 minuti. Quindi riuscire a vedere una puntata del genere senza neanche appesantirsi così tanto, questa è una mia opinione personale, poi magari il mio amico che si è addormentato alla mia destra non potrebbe dire una cosa diversa, però mi ha portato veramente a voler rivedere la puntata. Prima di vedere la seconda che uscirà fra poco. Parlando del cast dei personaggi, tutti quelli che si vedono, tra cui gli attori protagonisti, ovviamente Pedro Pascal e Bella Ramsey, sono tutti veramente azzeccati. Pedro Pascal è magistrale. Per quanto riguarda il cast, devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale. Pedro Pascal e Bella Ramsey sono di una bravura immensa. Soprattutto parlare di Pedro Pascal, che ha dovuto interpretare un personaggio 10 anni più grande di lui. È riuscito a immedesimarsi al 100% nel personaggio che si vede nel videogioco. Però la differenza che posso notare tra il videogioco e la serie TV, per esempio con Joel o anche con Ellie stessa, sono riuscito a dare quel minimo di umanità per cui magari nel videogioco non si vede totalmente per niente. Perché parlando della storia di The Last of Us, sono riusciti a trovare quella componente umanistica,
per cui magari nel videogioco non c'è. Ed è una cosa che nella recitazione dei personaggi, come Pedro Pascal e Bella Ramsey, si vede veramente tanto. Ma anche tutti gli attori di contorno, tra cui Tess o anche Marlene, sono tutti quei, o anche Tommy stesso, che fisicamente magari non è assolutamente il Tommy che si vede nel videogioco, ma la sua caratteristica, anche i suoi caratteri, ok? Delle movenze, la voce, soprattutto anche il suo carattere di per sé è totalmente uguale a quello che potremmo provare nel Tommy del videogioco. E parlando di casting, come non discutere ovviamente della scelta di cui tutti hanno cominciato a lamentarsi e che magari secondo me è stata forse anche un po' troppo esagerata, è quella di Bella Ramsey. Perché Bella Ramsey? Perché fisicamente non è assolutamente uguale a quella, alla controparte videoludica di Ellie, però quando la vedi recitare, soprattutto quando la vedi muoversi ed esprimere le sue emozioni, soprattutto anche quando la senti parlare, ti rendi conto che è totalmente Ellie, cioè lei si è immedesimata totalmente nel personaggio. Quindi devo dire che a livello recitativo tutti gli attori sono stati veramente bravi, ed è una cosa per cui quando si parla di scelta dei personaggi, soprattutto del casting, mi rendo conto che molta gente pensa che debbano scegliere, non lo so, delle controfigure, non so, dei cosplay. Il problema è che quando si parla di serie TV e quando si parla, anche si discute di poter trasporre qualcosa che già esiste, come per esempio fu di Harry Potter o anche di tanti altri esempi come Uncharted, è normale che molta gente si riferisce a quello che vede fisicamente, o perlomeno visivamente, a quello che si sono sempre legati. Ma nel concetto stesso abbiamo tanti esempi, come per esempio l'Aquaman di Jason Momoa. Aquaman è biondo e bianco, Jason Momoa non lo è. Quindi secondo me la cosa importante è non prendere un personaggio che sia uguale fisicamente a quello che si vede. Certo, una piccola parte, Pedro Pascal per esempio è molto più simile a Joel rispetto a Bella Ramsey di Ellie, però quando li vedi recitare tutta questa cosa scompare, non esiste assolutamente. Io non mi rendo conto neanche del fatto che siano diversi, anche perché la maggior parte della gente che magari vedrà questa serie TV non ha mai giocato al videogioco, anzi magari potrebbe dire la stessa cosa diversamente se magari comincia a vedere la serie e poi si mette a giocare al videogioco. Potrebbe dire che sono differenti dalla serie TV, ma è più la recitazione, soprattutto lo studio delle movenze, soprattutto del carattere del personaggio vero o finto che sia stato creato, che dà l'importanza dell'attore e soprattutto che riesce a dare un'interpretazione magistrale. Ed è quello che fanno sia Bella Ramsey che Pedro Pascal. Un altro aspetto fondamentale che c'è all'interno della serie TV e soprattutto il parallelismo che si può fare con i videogiochi e la serie TV. Ci sono moltissime differenze, soprattutto alcuni aspetti e alcune scelte narrative che sono veramente quasi piccole, che non cambiano neanche tantissimo lo sviluppo della trama, però che ti danno qualcosa in più che magari il videogioco non può darti. Anche per esempio l'inizio del videogioco è molto più veloce rispetto alla serie TV. Questa prima puntata ti aiuta a poter vedere determinate scelte, determinate cose che hanno fatto i personaggi nel videogioco, che magari non ti possono far vedere, più che altro per una questione di tempo, e anche perché la fruizione di una serie TV è totalmente diversa da quella di un videogioco. Le tempistiche, soprattutto anche la lunghezza che si può avere all'interno di un episodio, di riuscire anche a raccontare qualcosa, è totalmente diversa. Hai molto più tempo e hai anche ovviamente un aspetto molto diverso nel poterlo raccontare, sia a livello registico, di sceneggiatura e di quello che gli attori riescono a darti. La cosa fondamentale che riesce a fare The Last of Us nel videogioco è quello di riuscire a portarti emozionalmente in una direzione, nella direzione che magari un videogioco non ti potrebbe mai dare. E questo è grazie soprattutto al fatto di riuscire ad aver scritto molto molto bene i personaggi e soprattutto la storia dove deve arrivare, perché della sua voglia di poter continuare questa serie, soprattutto a poter beneficiare di tantissime cose che magari nel videogioco non ci sono. Probabilmente ci sono altre 8 puntate ed è normale che aggiungeranno tantissime altre cose di magari alcuni personaggi che nel videogioco non vengono neanche caratterizzati né descritti. Quindi sono molto contento, spero che questa
mezza recensione, perché non è neanche una recensione, vi sia piaciuta. Mi dispiace se non sono ancora così, così tranquillo davanti alla videocamera, ma rimedieremo. Grazie a tutti. Ciao.